Bentrovati a tutti voi gentili amici a questa puntata di Chiesa d'Europa che apriamo parlando di quanto sta accadendo, di quanto di drammatico sta accadendo nel Mediterraneo. Basta morti nel Mediterraneo, il centro a stalli, sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati dinanzi all'ennesima strage in questo nostro mare ha rinnovato l'appello affinché si attivino al più presto canali umanitari dai paesi in guerra e piani di evacuazione dalla Libia. Occorre reagire alla globalizzazione dell'indifferenza, ha detto in un'intervista rilasciata a Vatican News padre Camillo Ripamonti, che è il presidente del centro a stalli. Aumenta infatti il numero di vittime nel Mediterraneo, ma l'aggiornamento di questi numeri non sempre trova spazio sui media internazionali. Mediterraneo che troppo spesso è cimitero, come lo ha definito Papa Francesco nel settembre del 2016, ed in questo contesto va letto questo forte appello lanciato dal centro a stalli al termine di una settimana nella quale ci sono stati nuovi salvataggi e anche purtroppo vittime in mare. Passiamo ad un altro argomento. A Bruxelles, il comitato misto del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e della Conferenza delle Chiese Europee si è riunito per parlare, tra i vari temi, anche dei populismi. Speranza vive in Europa oggi, questo è il tema dell'incontro del Comitato Misto del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e della Conferenza delle Chiese Europee che si è riunito nei giorni scorsi a Bruxelles. In tale occasione i partecipanti hanno trattato temi relativi all'aumento del populismo e allo sviluppo della cooperazione tra CCE e CEC. Un incontro fecondo, lo ha definito il presidente della Conferenza delle Chiese Europee, Christian Krieger, nel corso del quale, ha aggiunto, sono emerse riflessioni e risposte sulla questione del crescente populismo da varie prospettive cristiane. Speriamo, ha aggiunto il presidente Krieger, che queste risposte siano più forti in futuro e si manifestino in una dichiarazione comune sulla quale stiamo lavorando. Continueremo a camminare insieme nella speranza e testimonianza del futuro comune e migliore dell'Europa. È un incontro che ha rafforzato i rapporti di amicizia e stima reciproca tra i cristiani di varie confessioni in Europa. Questa è l'analisi proposta dal cardinale Angelo Bagnasco, che è presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, il quale ha aggiunto come l'analisi condivisa delle sfide del continente e le possibili risposte pastorali continuerà e diventerà più intensa. Il Comitato ha deciso inoltre di lavorare ad una celebrazione comune per il 20° anniversario della Carta Ecumenica, documento siglato da Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e dal Consiglio delle Chiese Europee nel 2001. Sempre collegato a quanto trattato in questo contesto a Bruxelles, vi proponiamo una intervista con il cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, intervista che è stata realizzata a Genova nei giorni scorsi a margine di un convegno dedicato alle sfide future dell'Europa. L'incontro è stato molto costruttivo, molto utile, interessante. La delegazione cattolica si è incontrata, come tutti gli anni, con la delegazione protestante, luterana, anglicana, ortodossa. Abbiamo trattato soprattutto il tema del populismo, o meglio dei populismi, e ne abbiamo fatto una nostra analisi con delle, diciamo così, con degli elementi, con delle motivazioni di ordine interno, che possiamo dire è l'innato timore che nel cuore umano persiste di fronte a ciò che non si conosce. Questo è un dato antropologico che tutti abbiamo condiviso e convenuto che si cura attraverso la creazione di incontri. Bisogna conoscersi per superare questo istintivo timore degli altri, delle situazioni sconosciute. Una seconda motivazione più esterna e vale a dire che la struttura dell'Unione Europea, in cui tutti crediamo come cristiani e a cui vogliamo continuare a dare il nostro contributo, è una struttura che, come tutte le strutture, deve pensare a se stessa, fare un esame di coscienza per poter migliorare sempre più e meglio, perché i cittadini, se europei intendo, tutti i popoli europei, sentano di essere generati dal continente. Quindi amati, rispettati, riconosciuti, perché solamente così si potrà continuare a camminare insieme nel modo più costruttivo e utile per tutti quanti. Ecco, il contributo che possono dare i cristiani in Europa? Innanzitutto, tutti siamo convinti e l'abbiamo ribadito,
è ricordare, riannunciare con gioia, con convinzione, con amore, quello che è l'alveo, il grembo, diciamo, generativo del continente europeo, che è il Vangelo. Non è l'unica radice della nascita, dell'identità europea, però certamente è la radice, che è un alveo che ha raccolto tutti i vari contributi storicamente, culturalmente, e li ha portati a sintesi. Questa sintesi ha prodotto un frutto che è fondamentale ed fa parte della missione d'Europa per il mondo, verso il mondo. Ed è la visione personalistica, la visione alta dell'uomo, della persona umana, nella sua dignità inviolabile. E questo è un dono, è una ricchezza che l'Europa ha ricevuto dalla propria storia, che deve continuare a promuovere, riconoscere e portare agli altri, offrire a tutti quanti. Testimonianza e solidarietà verso i cristiani perseguitati a causa della fede in tutto il mondo sono stati gli obiettivi della settimana dei testimoni promossa dalla Chiesa d'Irlanda insieme ad Aiuto alla Chiesa che soffre, il tutto nel periodo compreso tra il 25 di settembre e il 1 dicembre. In tutta l'isola si sono tenute conferenze, incontri e mostre, ed il 27 novembre, il Mercoledì Rosso, con una veglia di preghiera in tutte le parrocchie del paese, Mercoledì Rosso come il sangue dei cristiani perseguitati. Nel 2018 sono stati registrati 143 episodi di persecuzione in 195 paesi e nel 2017 sono stati uccisi oltre 4.300 cristiani, attaccate 1.847 chiese e arrestati senza processo 3.150 cristiani. Tra il 2017 e quest'anno i cristiani sono stati vittime dell'80% di tutte le persecuzioni nel mondo. Il segretario generale della Conferenza Episcopale Slovacca, Ivan Ružička, si è recato nei giorni scorsi a Bruxelles per uno scambio di vedute sui recenti e le prossime attività della Comece. L'incontro è avvenuto con il segretario generale Barrieto e la segreteria della Commissione degli Episcopati e dell'Unione Europea. Al termine di questo incontro, Ružička ha rilasciato una breve dichiarazione dicendosi onorato in quanto a nome della Conferenza Episcopale Slovacca sarà nella possibilità di contribuire alla cooperazione con altre conferenze episcopali. L'Unione Europea è stata creata nell'Europa del dopoguerra come progetto di cooperazione per la pace e la giustizia. In molte situazioni diverse c'è anche un ruolo insostituibile per la Slovacchia di essere attore costruttivo in questa cooperazione per la pace e per il bene comune. Le decisioni prese a Bruxelles hanno un impatto importante su di noi e sugli altri paesi europei. È quindi importante che il Vangelo e il messaggio di Gesù possano diventare sempre più una fonte di ispirazione per queste decisioni, in modo che possano portare la pace nei nostri cuori, la vera libertà e il valore e la dignità di ciascuna persona. Skutočnú slobodu, hodnosť a hodnotu každého človeka. Riconoscere Giovanni Paolo II, dottore della Chiesa e copatrono d'Europa, e preparazione spirituale in vista della beatificazione del Cardinal Wyszyński. Sono stati questi due dei principali argomenti sui quali si è soffermata la conferenza episcopale polacca riunita in assemblea plenaria a Jasna Góra sotto la guida dell'arcivescovo Gadecki. I presoli polacchi, riferendosi a San Giovanni Paolo II, hanno parlato del riconoscimento del titolo di dottore della Chiesa perché hanno detto nella figura di Karol Wojtyła, vescovo, cardinale e papa, si riconosce il carisma specifico concesso dallo Spirito Santo a una persona per il bene della Chiesa. Iniziative per la famiglia, apertura ecumenica, attenzione ai Rom, testimonianze delle varie realtà e sensibilità ecclesiali. Saranno questi i temi trattati e caratteristici del prossimo congresso eucaristico internazionale che sarà celebrato a Budapest tra il 13 ed il 20 settembre del prossimo anno e che è stato presentato nel suo programma di massima in alcune specificità nei giorni scorsi a Roma dal cardinale Peter Erdő, che è arcivescovo di Esztergom Budapest. Il cardinale ha sottolineato che il messaggio principale del congresso è che l'Eucarestia è il sacramento dell'unità tra i cristiani, ma la vocazione della Chiesa è anche quella di promuovere l'unità di tutto il genere umano.
È Jørgen Skov Sørensen, il nuovo segretario generale della Conferenza delle Chiese Europee, organismo ecumenico che ha sede a Bruxelles e Strasburgo e riunisce 114 chiese ortodosse, protestanti, anglicane e cattoliche antiche di tutti i paesi d'Europa, oltre ai 40 consigli nazionali di chiese e organizzazioni in partenariato. Nato a Kolding in Danimarca, il 55enne Sørensen arriva alla CEC dopo una vasta esperienza in teologia, missione, ecumenismo e leadership, ed assumerà l'incarico nel gennaio del prossimo anno. Passiamo adesso ad occuparci delle attività delle istituzioni europee. Dopo un lungo dibattito e un'analisi molto attenta ed accurata da parte dei parlamentari delle singole commissioni dell'Europarlamento, si è arrivati all'Aula di Strasburgo per il voto finale sulla Commissione europea guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen. Nel prossimo servizio vediamo com'è andata. Approvato. Con 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato la nuova commissione presieduta da Ursula von der Leyen. Durante il suo discorso di presentazione, la presidente eletta della commissione ha ribadito gli impegni assunti proprio di fronte all'aula parlamentare lo scorso mese di luglio, così come quelli dei commissari designati nel corso delle loro audizioni di fronte alle commissioni consiliari, chiedendo ai presenti sostegno per un nuovo inizio dell'Unione Europea. Una Unione Europea, ha detto, che dovrà occuparsi di ciò che sta a cuore ai cittadini ed ha elencato, tra gli altri, la tutela della salute, la sicurezza interna, l'istruzione, la cultura, il salario minimo, la lotta alla povertà, così come una nuova strategia per l'agricoltura. Ma nell'elenco ci sono anche la transizione ambientale e la digitalizzazione. L'Europa, ha detto la von der Leyen, non è regole e mercati, è fatta da persone unite da valori, unite per la libertà e per costruire un futuro migliore. Parlando di economia, la von der Leyen ha fatto riferimento alle profonde trasformazioni anche della società che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni, aggiungendo di avere la consapevolezza che non sarà semplice, ma citando Václav Havel, è la cosa giusta da fare. I traguardi più ambiziosi, ha aggiunto, si raggiungono quando si è coraggiosi. Altri due temi tra quelli citati, la conferenza sul futuro dell'Europa e Brexit, sulla quale ha ribadito di essere da sempre una Remainer, ma rispettando la decisione dei cittadini britannici, aggiunge, troveremo insieme soluzioni per le sfide comuni ed il legame di amicizia tra i nostri popoli e non verrà mai meno. La commissione guidata dalla von der Leyen è quella con la più alta rappresentanza per numero di donne, sono 11 su 26 componenti, dal 1 di dicembre è ufficialmente in carica. Il 25 di novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un appuntamento istituito nel 99 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire un problema che non accenna a diminuire. L'Europarlamento ha sollecitato tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul in Europa. Secondo i dati più recenti, infatti, una donna su tre sopra i 15 anni ha subito violenza fisica e o sessuale, una su due è stata vittima di molestie sessuali e una su 10 le ha subite online. Secondo l'Istituto Europeo per l'Eguaglianza di Genere, nel 2016 nei paesi dell'Unione Europea è stata uccisa più di una donna al giorno, sono stati infatti 788 i femminicidi. Questi i dati relativi alla situazione in Europa. Molti gli strumenti di supporto e di aiuto distribuiti un po' su tutto il territorio comunitario, ma la denuncia di una violenza è sempre complicata. Molti messaggi e gli appelli lanciati in questa giornata, così come le azioni di sollecitazione. Tra i tanti messaggi vi proponiamo quello proposto dal Consiglio di Europa, che è un'organizzazione internazionale, il cui scopo tra gli altri è quello di promuovere diritti umani e democrazia, ha sede a Strasburgo, è una realtà che non fa parte delle istituzioni dell'Unione Europea e raduna nel suo consesso 47 Stati membri. Forse conosci una donna o una ragazza che ha subito violenza, un'amica, una parente, una collega. Forse tu stessa sei stata vittima di violenza, forse conosci qualcuno, un uomo, che ha commesso violenze su una donna. La violenza contro le donne è la più diffusa violazione di diritti umani in Europa e nel mondo. Solo in Europa una donna su tre ha subito violenza almeno una volta nella sua vita. Lo stalking, la violenza fisica,
la violenza sessuale, lo stupro, la costrizione al matrimonio, all'aborto, alla sterilizzazione, le molestie sessuali, i crimini associati al cosiddetto onore, il femminicidio. Sono reati che hanno luogo in ogni paese, in ogni comunità, talvolta sotto lo sguardo di tutti. E nonostante ciò, si continua a non parlare del tema. Enormi abusi continuano ad aver luogo, accompagnati dal vecchio mantra che recita: ciò che succede a casa rimane a casa. È ora di fare luce su questi crimini per affermare che ogni donna ha il diritto di essere trattata con rispetto. Dobbiamo cominciare a parlarne apertamente e onestamente. Dire che ci sono abusi che hanno luogo ogni giorno nella nostra società. Solo così potremo affrontare il problema e trovare delle soluzioni. Che tu sia direttamente coinvolta o no, ti invitiamo ad unirti al Consiglio d'Europa in un movimento di persone quotidianamente impegnate nel contrasto alla violenza contro le donne. Ognuno di noi può avere un ruolo. Qual è il tuo? Basta, basta con la violenza contro le donne. Stop violence against women. Oleg Sentsov, vincitore dell'edizione dello scorso anno del premio Sakharov per la libertà di pensiero, è potuto intervenire durante l'ultima riunione della plenaria dell'Europarlamento. Il regista ucraino, infatti, è stato rilasciato dal carcere il 7 settembre scorso e ha potuto ricevere così il premio dalle mani del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Vi proponiamo una scheda nella quale viene un po' raccontata la vicenda del regista ucraino. It was on a bright September day in 2019 that Oleg Sentsov finally put his feet back on Ukrainian soil. He was among a group of 35 Ukrainian political prisoners and soldiers swapped with 35 Russian detainees. One year earlier, the European Parliament awarded the Ukrainian filmmaker with the Sakharov Prize for Freedom of Thought. Когда человек один и думает, что он не поддержит, ему тяжелее. Но я знал, что меня поддержит, как бы, и поэтому это мне помогало держаться. Спасибо за это большое. It was here, in this penal colony deep inside the Arctic Circle, that Oleg Sentsov spent most of his 5 years imprisoned in Russia, some 2,000 kilometers from Moscow. Oleg Sentsov was arrested in 2014 after protesting, like thousands of Ukrainians, against Russia's annexation of his native Crimea on Independence Square in Kiev. После задержания в отношении него производились пытки, где они ему говорили: "Ну признайся, соответственно, в этих преступлениях получишь там от 7 до 8 лет лишения свободы. Скажи, что под твоим руководством все эти поджоги состоялись. Скажи, что ты сам разработал, руководил операцией по возможному подрыву памятников и так далее". In 2015 he was sentenced to 20 years in prison for preparing a terrorist attack and arms trafficking. Grinning sarcastically in court, he hummed the Ukrainian national anthem. Я уже пребываю год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хорошая передача. Я, ваша пропаганда отлично работает. Amnesty International denounced it as a show trial. His lawyer called it a mockery of due process. In September 2018, the once strapping filmmaker appeared weak and emaciated. He was 139 days into a hunger strike. A few days later, on the 6th of October, Oleg Sentsov was forced to end his strike. 145 дней голодовки, угрожающие последствия наступили для его организма. Врачи сказали: либо мы тебя привязываем к кровати, будем поить тебя, кормить, трубки тебе всякие вставим там, либо ты принимаешь добровольное решение о том, что ты уйдешь с голодовки и, соответственно, будешь принимать уже питание самостоятельно.
Now a free man, Oleg Sentsov is calling for the liberation of the remaining political prisoners in Russia. Что было со мной, это уже прошлое. Я не хочу смотреть в прошлое, я хочу смотреть в настоящее и в будущее. А настоящая проблема, на которой я перед собой ставлю, о чем я могу говорить, это наши пленные, которые все еще находятся там. Despite his ordeal, Oleg Sentsov remains positive about the future as a filmmaker and as a human rights activist. Будет, я буду заниматься кино по-прежнему, я уже возвращаюсь в этот процесс. Если все будет хорошо, через год мы будем снимать фильм. Также продолжу заниматься гражданской деятельностью, просто более активно и, скажем так, уже официально, профессионально. Both Oleg Sentsov and the parliament have renewed their calls for the immediate release of all political prisoners in Russia and Crimea. Nel corso della plenaria svolta a Strasburgo, i deputati dell'Europarlamento hanno discusso di emergenza climatica e ambientale, oltre a come garantire la leadership dell'Unione Europea nella lotta contro i cambiamenti climatici nell'imminente conferenza ONU che si svolgerà a Madrid e dedicata al clima tra il 2 e il 13 dicembre. Sono state messe ai voti due risoluzioni per invitare l'Unione a impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nei giorni scorsi, in un incontro con la stampa, si è espresso su quelle che sono le necessità per le istituzioni europee di un cambiamento, anche in risposta al messaggio lanciato alle istituzioni dell'Unione stessa dai cittadini nel corso delle ultime elezioni. Come riuscirà questa legislatura a produrre regole nuove per una democrazia europea che risponda sempre di più alle sue funzioni, all'esigenza anche di decisioni più rapide. Ecco perché abbiamo istituito come conferenza dei presidenti un gruppo di lavoro sulla conferenza sulla democrazia, su cui sono presenti tutti i gruppi politici e stiamo lavorando, la presiedo io, per dare una metodologia e un percorso da proporre a Commissione e Consiglio nel mese di gennaio per avviare una fase di ascolto che possa portare la conferenza della democrazia ad essere uno strumento anche di ascolto dell'opinione pubblica. Vogliamo per esempio che il Parlamento europeo discuta con i parlamenti nazionali delle regole europee. Vogliamo che cittadini, giovani, università, mondo della cultura, centri di ricerca, ci aiutino a riflettere, a una riflessione collettiva sulla l'Unione Europea e sulla riforma dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo, insieme, spero, alle altre istituzioni, vogliono davvero prendere sul serio quello che ci hanno detto i cittadini nelle elezioni, che l'Europa la dobbiamo certo proteggere, ma la dobbiamo anche cambiare. Passiamo in Italia ora, dove l'Università Cattolica e l'Istituto Mario Negri hanno dato vita al primo istituto italiano per la salute mondiale. Su quali aspetti verterà la ricerca condotta da questa partnership? Li ascoltiamo nel prossimo contributo. Sono quelli della sostenibilità ambientale e della sostenibilità alimentare, che sono dei problemi che riguardano non solo l'Italia e l'Europa, ma riguardano tutto il pianeta. Ci sono dei progetti che sono partiti, nel senso che abbiamo fatto un'analisi preliminare e abbiamo circa 25 progetti di ricerca che coprono diverse aree, da quella dell'alimentazione a quella dell'ambiente, a quella della sostenibilità di determinate produzioni, a quelle della ricerca di base per capire come alcuni alimenti possono effettivamente contribuire, per esempio, alla prevenzione di patologie. Le metteremo, in programmazione e pian piano le eseguiremo insieme. I ricercatori che parteciperanno a questo sforzo sono molti, non sono quantificabili in questo momento perché sono ancora in fase di programmazione dei gruppi di lavoro, però ci sono sicuramente almeno 5 gruppi di ricerca del Mario Negri, altrettanti gruppi di ricerca della Cattolica che lavoreranno in parte separatamente e in parte insieme per portare avanti questi progetti. Questo tipo di ricerca può fungere da modello ovviamente nel nostro paese a livello europeo ma anche a livello mondiale, perché di fatto il nostro paese, per una serie di motivi che alcuni noti, altri vogliamo indagare,
mare ha una caratteristica, è un paese longevo, è un paese di persone che vivono a lungo e che però sta cominciando ad accusare i primi colpi legati all'abbandono della dieta mediterranea, legata al fatto che la sua popolazione, soprattutto quella in età giovanile, mangia troppo, mangia male e quindi è sempre più sovrappeso e obesa. Quindi lo può dire sia in senso positivo per tutte le potenzialità diciamo positive che ha, ma anche in senso negativo, perché in questo momento siamo quelli incamminati, se non prendiamo delle decisioni importanti, verso un'evoluzione molto molto negativa. Siamo così arrivati al termine di questa nostra puntata di Chiesa ed Europa. Grazie gentili amici per averci seguito e ci vediamo la settimana prossima.